Amici di moto.it, benvenuti. Guardate dietro le mie spalle che bel panorama. Oggi siamo in Spagna, a Girona, a provare le nuove Reju 2023 302 tempi. Appena finito di girare con questi nuovi modelli, infatti come potete vedere dalla mia faccia sono esausto. Davanti a me c'è il modello Pro con diversi componenti ad altissima qualità, come il manubrio rental e le manopole rental. Un componente che mi è piaciuto tantissimo sono le X-Trig, le piastre X-Trig, che a livello di maneggevolezza e di stabilità in staccata è davvero eccezionale. Altro particolare sul modello Pro è la ventola, che in situazioni di grande caldo o sui sassi, sulle mulattiere, così aiuta molto a raffreddare il motore. Questo modello Pro è, diciamo, il modello che è pronto gara. L'acquisti e puoi andare a fare una gara di italiano in scioltezza, rispetto anche a un modello Ranger che è un po' più base, che dopo vi farò vedere. Se invece il modello Pro della Reju non vi basta, c'è il modello 6 Day Edition, che è un modello ancora più performante a livello di componentistica, e per tirarsela un po' con gli amici è il top. A differenza del modello Pro, ha le pedane, che hanno una tenuta pazzesca, sono di altissima qualità, e sul bagnato, sui sassi, così il piede non ti scappa proprio per niente. Altra caratteristica della 6 Day Edition è la pancia, l'espansione artigianale. Questa espansione la rende anche un po' più cattiva, un po' più performante. Altra cosa, magari non troppo rilevante, però utile sicuramente per chi fa gare, è il coprisella differente con un portapunti dove puoi mettere gli orari della gara. Adesso vi porto a far vedere il modello base, il modello Ranger, che è un po' il modello per gli amatori, per chi vuole iniziare. L'ho provato e è veramente facile. Ha un'espansione diversa e anche uno scarico diverso che la rende più dolce ed è perfetta per chi vuole iniziare a cimentarsi nell'enduro. Ultimo modello, il modello Racing, che praticamente di motore è uguale al modello Pro, cambiano solo alcune componenti come il manubrio, che non è più rental, come le piastre, i cerchi, ma alla fine la moto è quella. Cosa fondamentale del 2023 che rispetto al 2022 hanno risolto i problemi di avviamento elettrico e anche dell'impianto elettrico, cosa fondamentale per quest'anno. Adesso vi porto con me a fare un giro su queste nuove bestie due tempi. Per gli amanti dei due tempi è una goduria. E dopo parliamo di come vanno. Avviamento alla grande. Oh.
La moto in sé va alla grande, non ha avuto problemi, anche con il grande caldo che c'era non si è surriscaldata e ha avuto la stessa potenza tutto il tempo, ma anche con l'aiuto della ventola ha fatto il suo lavoro. A livello di sospensioni ho faticato i primi giri a trovare un po' il feeling, ma con diversi click ho risolto il problema e dopo non ho più avuto problemi alle mani. A livello di motore mi è piaciuta molto, soprattutto sotto. Sotto è molto rotonda e nelle curve dove devi spazzolare che non c'è trazione è perfetta. Forse in alto con la mappatura da pioggia non spinge molto, cosa che mi è piaciuta perché siccome se lo usiamo mentre piove i terreni sono viscidi, non ti dà quella botta che di solito ti dà un due tempi e quindi riesci a gestirla molto meglio. Invece cambiando solo la mappatura con un click, mettendola dove c'è il sole, diciamo, che è terreni asciutti, ti dà quella potenza che ti serve per essere fluido e più aggressivo possibile per fare il tempo in gara. Diciamo che i pro di questa moto è una moto davvero eccezionale. Il motore sotto è rotondo, facilissimo e spinge davvero bene. E soprattutto il prezzo è fondamentale. E a un prezzo così basso trovare una moto così eccezionale in questo periodo è davvero, davvero dura. L'unico contro, diciamo, è l'allungo che forse un pelo manca. Un po' di allungo in più mi sarebbe piaciuto, ma come moto mi hanno stupito. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e lasciate un like. Al prossimo test. Oh, my God.